Siamo in compagnia con il principe a Palazzo Ferraioli. Grazie, un saluto a tutti. Questo è quasi, diciamo, una casa di famiglia. Io sono amico del padrone di casa da trentennio, diciamo, e qua la cosa bella è perché si vede Roma in tutti i suoi aspetti, dall'arte, dall'eleganza, il potere. Abbiamo Palazzo Chigi di fronte, però abbiamo anche l'allegria, il divertimento. Questo è un palazzo dove dormiva il cardinale Flesch, che era lo zio di Napoleone Bonaparte, che era un cardinale molto gaudente, allegro in tutti i sensi. E oggi questa tradizione continua, dando spazio a sia vecchie case di moda e stili tradizionali italiano, sia stilisti emergenti, pittori emergenti, fotografi, mostre e tutto quello che Roma può offrire nei suoi vari aspetti. Quindi, insomma, è un ritorno sempre a casa ed è uno dei posti in cui Roma ancora vive come vecchi tempi, come il periodo della dolce vita. Speriamo ancora per tanto tempo. Mio nonno Guglielmo Marconi, che è stato il padre della radio e anche di molte conseguenze di cui oggi noi godiamo, come per esempio il cellulare, che è una, diciamo, nipotina della radio perché si basa sullo stesso principio delle onde senza fili, delle onde elettromagnetiche, così come per la parabola, il satellite e così via. Quindi nonno era una genialità italiana ma anche mondiale perché ha unito tutti i continenti del mondo. Non si può più dire principe cerca moglie. Ormai sono ammogliato felicemente, ho una bella ragazza friulana, imprenditrice di vini. Io sono sempre stato un gran consumatore, quindi devo dire che mi è andata benissimo. Ho un ventennio in meno d'età, sono molto contento e auguro a tutti di finire come me. Evviva!